parole, nuova puntata, ben ritrovati. Quest'oggi parliamo del vocabolo Libra, una parola composta da due sillabe il cui significato è antica unità di misura della massa e del peso, ancora oggi utilizzata in alcuni stati del mondo. L'etimologia afferma che una parola che deriva dal latino libra, strumento cioè per pesare, quindi bilancia, con la stessa origine anche delle omonime unità di peso e anche monetarie. Per quanto riguarda le curiosità di questa parola, possiamo affermare che nei primi secoli della storia romana vigeva il baratto, lo sapete già, facilitato dall'uso della libra, cioè dalla semplice bilancia. Parliamo di libra scritto con una sola B. Con il tempo però si andarono delineando ed affermando quelle che erano le unità di misura standard, la prima delle quali si chiamò proprio libra, che corrisponde poi alla nostra libra, però scritta con una B inizialmente, che era divisa in 12 once. Non si sa però con esattezza quanto pesasse una libra romana. Varie ricostruzioni però ci consentono di ruotare attorno a un range di valori compresi fra 322 e 329 grammi. Quando però iniziò il processo che portò alla monetizzazione, vennero utilizzate le stesse unità di peso, però in riferimento ai metalli, quindi ci si riferiva ad esempio a libbre di rame, di bronzo, d'argento. Dunque i termini libra e oncia potevano avere sia il significato di unità di peso che unità di valore, creando talvolta anche dei fraintendimenti, della confusione. Infatti in realtà era un periodo in cui troppi concetti nuovi potevano destare confusione nei cittadini. Per questo, per eliminare i dubbi, i romani iniziarono a chiamare le unità di peso come uncia pondo o libra pondo. In questo caso quindi pondo è sostanzialmente una semplificazione di libra pondo, cioè del peso di una libra, quindi indicavano la quantità di merci misurate in peso. In realtà però l'espansione dell'impero romano portò poi alla diffusione della libra in tutto il mondo e, come dicevamo prima, ancora alcuni stati utilizzano proprio questa come unità di misura, di riferimento. Era questa l'ultima curiosità che riguardava il vocabolo libra. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Parole, Parole, Parole.